Eccoci, nel mio caso eccoci di nuovo, ma Renzo Guolo ha avuto un contrattempo e non ha potuto intervenire a questa nostra discussione e Nicola Pellicani mi ha chiesto nell'emergenza di sostituirlo. Io logicamente e disciplinatamente ho detto eccomi qua. Chiedo quindi scusa preventivamente se sarò un intervistatore un po' arronzato, diciamo, ecco, ma di più e di meglio temo di non poter fare questo. Intanto presento. Ora mi sentite? Sì, bene. Intanto, vabbè, Angelo Vanebianco è stato tante volte qui al Festival della Politica, uno dei maggiori politologi italiani, editorialista del Corriere, presiede il consiglio editoriale del Mulino, insomma, e ha curato questo libro, che è un libro collettaneo, su un tema cruciale, insomma, importante da sempre, ma è spinoso da sempre, ma divenuto cruciale, o perlomeno che ha preso delle forme assolutamente inedite, molto più difficili, credo, forse sbaglio, da ritualizzare, come poteva essere stato in grandi scontri del passato. Il problema del rapporto tra democrazia e sicurezza è diventato un problema molto serio, molto drammatico, io direi, mi sembra un po' in particolare, curiosamente, quando tutto sembrava, secondo le indebite euforie, diciamo forse, susseguite alla caduta dell'Unione Sovietica, alla fine quindi della Guerra Fredda, alla fine del vecchio mondo bipolare, insomma. Non mi dilungo sul tema, e insomma sembrava che, se non proprio che la storia fosse finita, come il titolo del famoso libro di Fukuyama, un libro di cui quasi tutti hanno letto solo il titolo, un libro in realtà più interessante e meno pazzesco di come dica provocatoriamente il suo titolo, però insomma, se la storia non era finita, comunque insomma la linea di tendenza agli occhi dei più sembrava segnata. Invece è successo quello che è successo negli ultimi 30 anni. Il problema credo sia diventato ancora più clamoroso. Domani è l'11 di settembre, sono 20 anni dall'attacco alle Twin Towers, con tutto quello che ne è conseguito. È diventato infinitamente più spinoso da allora, in particolare quindi negli ultimi 20 anni, perché si sono aperti dei problemi. Come si conciliano le esigenze della democrazia, segnatamente della democrazia liberale, con le esigenze della sicurezza, in particolare in tempi, come si dice, di guerre asimmetriche, nei confronti quindi non di uno Stato o di un sistema di stati, ma delle entità difficilmente definibili. E quindi noi celebriamo questo 11 di settembre con ancora più pesanti interrogativi, perché anche questo 20 anni fa non ce l'avrebbe detto nessuno, ma esattamente 20 anni dopo
noi celebriamo il 20° dell'11 settembre nei giorni del ritiro dall'Afghanistan, con anche qui anche interrogativi pratici che pone, perché qui stiamo parlando del terrorismo o dei terrorismi che sono forse dei terrorismi internazionali, che sono forse l'aspetto precipuo con cui una politica della sicurezza deve misurarsi. Quindi è un problemone, diciamo così, per il quale tutti noi abbiamo grandi preoccupazioni, considerando anche, lo diceva pochi minuti fa Massimo Cacciari, parlando di tutt'altro, stavamo ricordando Emanuele Macaluso, in tempi in cui, credo che questa sia anche una preoccupazione particolare per un liberale come Angelo Panebianco, in tempi in cui è impressione diffusa, e la pandemia da questo punto di vista comunque vada a finire, prima o poi finirà, ma comunque ci segnerà anche da questo punto di vista, in cui da una parte c'è una tendenza probabilmente maggioritaria a scambiare qualsiasi cosa in cambio della sicurezza, diciamo, penso che sia tendenzialmente maggioritaria e di per sé è una tendenza anche pericolosa, e dall'altra, diciamo, la ribellione a questo stato di cose prende forme così che di primo acchito sembrano demenziali, penso ai Novax, e che tuttavia una loro radice da estirpare, ma il problema è come estirparla, probabilmente come ogni problema l'hanno anche loro, e questi insomma sono alcuni sicuramente delle questioni che abbiamo oggi di fronte. Credo, Panebianco, questioni particolarmente spinose da un punto di vista liberale. Sì, ti ringrazio. Allora, io intanto spiego la nascita di questo libro. In parte nasce dal fatto che io gioco in casa, perché il tema del rapporto tra la democrazia e la politica internazionale, che è un tema molto spinoso, è uno dei miei temi di ricerca da molti anni, ci ho anche scritto altre volte su questo argomento. Questo libro nasce da la formazione di un gruppo di studio di studiosi di varie discipline, economisti, sociologi, politologi, giuristi, filosofi della politica, sul tema della sicurezza, un gruppo che ho coordinato io all'interno della casa editrice Il Mulino. In parte è anche dovuto al fatto che, per esempio, per un certo periodo di tempo ho discusso a lungo di questo tema con un caro amico che è un sociologo, Arturo Parisi, che è stato anche un fondatore dell'Ulivo, forse credo che abbia inventato lui addirittura il termine Ulivo, che fu stato per un certo periodo di tempo ministro della difesa in governo Prodi. Parisi mi raccontava la difficoltà, la grande difficoltà di trattare i temi della sicurezza con la classe politica, con la classe parlamentare. Cioè, la classe parlamentare era sostanzialmente sorda a tutte le esigenze e i problemi della sicurezza, e se la classe parlamentare è sorda a questi problemi, figuriamoci l'opinione pubblica, naturalmente. Quindi in epoca pre-Covid, tra l'altro, quindi evidentemente le vicende che adesso ci stanno segnando tutti e che segneranno il prossimo decennio, probabilmente il modo rovinoso, non tanto l'uscita da Kabul quanto il modo in cui questo è avvenuto, sicuramente avrà delle conseguenze che adesso è difficile prevedere. Quando abbiamo lavorato su questo libro avevamo prima di tutto due problemi: delimitare l'ambito a cui riferire il termine sicurezza, che è un termine che può essere dilatato
la sicurezza riguarda anche la sicurezza rispetto alle pandemie, rispetto a qualunque altra cosa, e delimitare il termine democrazia. Allora decidemmo di limitarci a considerare solo il caso delle democrazie consolidate essenzialmente occidentali, lasciando fuori sia le nuove democrazie che hanno dei grossi problemi per conto loro, sia antiche democrazie fuori dall'area occidentale che hanno quindi anch'esse, penso all'India, penso a Israele che è un paese che ha come dire, in uno stato di guerra permanente dal momento della nascita, sia il Giappone. Quindi per quanto riguarda la democrazia ci siamo limitati a considerare le democrazie occidentali consolidate. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo delimitato anche questo termine. La sicurezza in questo libro riguarda la sicurezza da minacce rispetto a minacce fisiche, ma non minacce fisiche portate per esempio dalla criminalità o dalla microcriminalità o altro, ma essenzialmente collegate a gruppi e movimenti collettivi, quindi che essenzialmente è criminalità o criminalità politica o minacce che vengono da gruppi terroristi, stati e così via. Quindi abbiamo, il nostro primo problema era delimitare l'ambito a cui riferivamo la democrazia, l'ambito a cui riferivamo la sicurezza. Ne è venuto fuori un lavoro, abbiamo fatto molte riunioni prima di arrivare alla scrittura dei saggi, che personalmente mi soddisfa, nel senso che credo che possa dare al lettore interessato qualche strumento che non si usura immediatamente. Insomma, credo che molti dei problemi che trattiamo, ai noi per certi versi, rimarranno con noi per lunghissimo tempo. Primo punto, accennavi tu prima, il problema della sicurezza si pone in modo particolarmente drammatico per varie ragioni. Una delle ragioni è che l'Europa, e questo vale più per l'Italia e la Germania, ma tocca anche le piccole democrazie europee, forse solo la Francia è fuori da questo, le democrazie sono abituate da 70 anni a non ritenere il problema della sicurezza un problema immediato e da affrontare. Perché? Perché della sicurezza europea si occupavano gli Stati Uniti. Questa era l'idea fondamentalmente. Questa è l'idea che hanno avuto, continuano ad avere, ai noi, mentre la situazione è cambiata, le opinioni pubbliche. Questo lo si vede, per esempio, Taino ha pubblicato un sondaggio l'altro giorno sugli atteggiamenti verso la NATO delle opinioni pubbliche europee, ed è un sondaggio attendibile perché ne sono stati fatti molti altri nel corso del tempo e sono risultati consolidati. Ecco, per esempio, viene fuori che il 66% degli italiani, cioè la schiacciante maggioranza, risponde no alla domanda: ma se un paese NATO viene attaccato, l'Italia deve intervenire? Risposta no, cioè la risposta è: noi non dobbiamo osservare gli obblighi che vengono dall'alleanza di cui facciamo parte. Ma poi il 75% dice che in caso di attacco all'Italia certamente gli Stati Uniti devono intervenire. Cioè, in altri termini, il problema della sicurezza non c'è, non è avvertito. E non è avvertito per ragioni comprensibilissime, perché se tu per decenni hai delegato il tema della sicurezza a qualcun altro, non è che improvvisamente ti appropri del tema e affronti tutti i problemi spinosi che sono legati al tema. Perché legato al tema della sicurezza è per esempio il problema della ripartizione delle risorse, no? Noi europei eravamo abituati a dire: guarda, gli americani che non investono nel welfare, non lo fanno anche per ragioni culturali, ma certamente gli americani hanno investito massicciamente nella difesa, no? Noi ci siamo potuti permettere di investire nel welfare perché non avevamo bisogno di investire troppo nella difesa. Cioè, in altri termini, quando ti occupi del problema di sicurezza ti accorgi che ci sono dei nodi grossi da affrontare. Oggi con una certa leggerezza si dice: bisogna fare la difesa europea. Sì, ma la difesa europea è una cosa complicata, è una cosa che implica dei costi, e quando ci sono dei costi qualcuno ci rimette,
per forza di cose. Quindi non è così semplice. Io ho l'impressione che anche molti di quelli che dicono, tanto non costa nulla dirlo, ci vuole la difesa europea, se fossero messi di fronte a tutti i costi che impone la difesa europea, si tirerebbero indietro probabilmente. Quindi c'è un problema legato al fatto che l'Europa non ha ancora compreso fino in fondo che non viviamo più nel mondo della guerra fredda, che era un mondo comodo per gli europei. Sì, certo, c'era sullo sfondo la minaccia nucleare, che però la minaccia c'è stata forse una sola volta, cioè all'epoca della crisi di Cuba, della crisi missilistica di Cuba del 62. In realtà la guerra fredda era una comoda coperta, perché ti consentiva di sviluppare l'Europa del mercato, l'Europa che ha poi dato benessere agli europei, senza bisogno di investire massicce risorse nella difesa, perché c'era la NATO, c'erano gli Stati Uniti, tutto quel mondo è finito però. Nel bene e nel male quel mondo è finito. Siamo entrati in un altro mondo e ci siamo entrati però mantenendo la mentalità di ieri e le idee di ieri. E se queste idee non cambiano presto, forse ci troveremo in difficoltà. Detto questo, vengo a due punti che hanno a che fare con questo, ma che sono apparentemente più teorici. Mi riferisco prevalentemente all'Italia, però altri paesi, a che fare con i meccanismi della democrazia e quindi in qualche modo li ritroviamo in molti paesi. Il primo elemento è questo: quanto è grande, quanto è ampio il pubblico attento alle questioni della sicurezza, della difesa e della politica estera? Perché, voi capite, in democrazia i politici, ma è anche giusto che sia, perché qualcuno lo dice sempre moralisticamente, i politici vanno alla cerca di voti, e certo, in democrazia vanno alla cerca di voti, e meno male, perché se non andassero in cerca di voti noi non saremmo in democrazia. Quindi attaccare moralisticamente i politici perché vanno a caccia di voti lo trovo insulso per chiunque creda che la democrazia sia un bene da tutelare. I politici vanno a caccia di voti perché viviamo, grazie al cielo, in democrazia. Ma è evidente che i politici reagiscono all'opinione pubblica se vanno a caccia di voti. E se l'opinione pubblica è tutta schierata in un certo modo, i politici dovranno seguirla. Allora, uno dei problemi è quanto è grande il pubblico attento, e quindi che è in grado di influenzare l'opinione pubblica, sui temi della sicurezza e della difesa. Da varie rilevazioni, che però non sono conclusive, però ci danno un'idea che probabilmente credo che corrisponda alla realtà, possiamo dire che ci sono paesi, e l'Italia è uno di questi, in cui il pubblico attento alle questioni di politica internazionale è molto sottile, è molto ristretto. Fondamentalmente, per quanto riguarda la politica estera, le democrazie funzionano così. C'è un ristrettissimo gruppo di persone, di addetti ai lavori, quella che la Foreign Policy Community o la Security Community, un gruppo ristrettissimo di persone che ci lavorano intorno ai temi della sicurezza. Si va il ministro della difesa, gli addetti all'intelligence, i presidenti delle commissioni parlamentari sulla politica internazionale, professori, alcuni professori che ci lavorano, che magari fanno i consulenti per il Ministero della Difesa o degli Esteri, alcuni giornalisti che seguono sistematicamente questi temi. È una comunità molto ristretta, si conoscono tutti tra l'altro, no? E sono quelli che si occupano di queste cose, che sono informati. Poi c'è una fascia un po' più grande, è un gioco a cerchi concentrici, una fascia più grande che è il pubblico attento, cioè quelli che non se ne occupano professionalmente ma sono interessati a capire. C'è una parte di pubblico che si interessa, che legge il giornalista specializzato che scrive sul Medio Oriente, cioè, e quindi cercano di informarsi e sono, come dire, un pubblico reattivo a quello che
il ministro della difesa, il ministro degli esteri, il giornalista specializzato, il professore, le persone che si occupano di queste cose professionalmente dicono. Poi c'è il largo pubblico totalmente disinteressato, questo è vero in tutte le democrazie, Il grosso del pubblico è totalmente disinteressato alla politica internazionale e se ne interessa improvvisamente nel momento in cui c'è una crisi. E magari se ne interessa anche a sproposito, non so se ricordate nel 91 ci fu una sensazione di guerra in Italia perché avevamo partecipato all'intervento e ci furono le persone che ricordando la guerra andavano a fare andavano al supermercato a fare incetta di pasta Barilla che non sarebbe mancata di sicuro perché era una pasta italiana e in quel momento, nel momento della crisi, il pubblico della democrazia si interessa. Quello è il momento in cui la crisi internazionale ha l'attenzione di tutti, però è un momento. Normalmente non è così, normalmente se ne occupano i quattro gatti che ci lavorano e una fascia di pubblico attento. Se la fascia di pubblico attento però è molto ristretta, non riesce a influenzare l'opinione pubblica e questo significa che i politici non hanno interlocutori nel pubblico, quindi non riescono a smuovere per esempio certi pregiudizi dell'opinione pubblica, dei loro elettori sostanzialmente, e quindi sono costretti a seguire anche quando quello che bisognerebbe fare va contro l'orientamento degli elettori. L'ampliamento della fascia di pubblico attento è molto complicata, è resa molto più complicata oggi anche dal web, cioè dal fatto che tutti pensano di sapere tutto di tutto e quindi sono tutti esperti perché basta leggere su due o tre siti e sai tutto. Però l'ampliamento del pubblico qualificato è importante e sarebbe importante soprattutto in questa fase perché adesso la sicurezza è tornata ad essere un problema. Vi ricordo che un tempo i temi di politica internazionale annoiavano a morte le persone. Io mi ricordo, non faccio il nome perché persone che conosciamo, quindi, un conduttore televisivo che stava raccontando dell'assedio di Sarajevo, che a un certo punto adesso basta, adesso parliamo finalmente di cose che ci interessano, l'esodo estivo, sì, mi ricordo che era l'esodo estivo contrapposto a Sarajevo, perché questo era effettivamente l'orientamento, cioè le persone cambiavano subito canale o se ne guardavano il giornale cambiavano pagina se c'era, si parlava di esteri, di politica internazionale e così via. Il problema è allargare questo, ma in un certo senso, attenzione, avevano ragione loro, cioè non è che avessero torto, perché o lo fai di mestiere, no? Ma se non lo fai di mestiere, se come dire, le cose sono fisse, chi ti protegge c'è già, non devi, la politica estera italiana è una cosa che sta dentro binari tranquilli, ma per quale ragione uno deve perdere tempo, ma va al cinema, fa qualcos'altro, per quale ragione deve perdere tempo? Cioè c'era, scusate, nel disinteresse per la politica internazionale di buona parte del pubblico c'era un elemento di razionalità in realtà. Erano razionali perché c'era di meglio da fare che occuparsi di politica estera, in una fase in cui sembrava che la politica estera non fosse fonte di preoccupazione, di problemi, di crisi. Quindi questo è il primo punto. Come si fa a allargare l'area del pubblico attento? Vi ricordo che fino a non molto tempo fa, per esempio, non esistevano corsi di laurea, fino a una decina d'anni fa, corsi di laurea specializzati in relazioni internazionali, quindi chi voleva interessarsene, voleva una formazione, poteva studiarsi il diritto internazionale e un po' di storia dei trattati e non andava più in là, no? Adesso le cose sono cambiate, adesso i corsi di laurea che sfornano persone che escono avendo una idea più chiara di quello che accade intorno al mondo ci sono, ma fino a una decina di anni fa non c'era. E anche le riviste specializzate erano poche, adesso da un po' c'è l'IMES che ha un certo peso, però
insomma, era, diciamo, vita molto dura per chi voleva interessare il pubblico a questi temi. Quindi il primo problema è come si fa a allargare l'area del pubblico attento, perché se non allarghi l'area del pubblico attento non riesci ad attirare su questi temi l'attenzione della politica. Il secondo problema riguarda, che ha però attinenza col primo, ed è questo: come si fa a rendere i problemi della sicurezza problemi non partigiani? Cioè, in democrazia il grosso dei problemi sono problemi in cui c'è lo scontro partigiano, cioè una parte contro l'altra, no? Sono problemi pubblici, se ne discute sui giornali, nelle televisioni, c'è lo scontro politico su tutti i problemi. Ci sono alcuni problemi però che alcune democrazie, la Francia c'è sempre riuscita benissimo, quasi sempre, ma spesso, e anche la Gran Bretagna quasi sempre, non sempre ma quasi sempre, vengono sottratte al dibattito partigiano, cioè sostanzialmente c'è un tacito accordo tra maggioranza e opposizione che coinvolge anche le principali istituzioni della società, le imprese, la Chiesa, che questo tema è sottratto al dibattito partigiano e diventa un tema perché ha a che fare con la sicurezza, e la sicurezza è un bene pubblico, cioè un bene collettivo, un bene di tutti, quindi non possiamo farne oggetto di scontro politico in campagna elettorale sostanzialmente. Tuttavia è essenziale, quando si trattano dei problemi della sicurezza, che si arrivi a questo, perché altrimenti la sicurezza diventa argomento di scontro, no? E allora tu dici che bisogna aumentare la difesa, il costo della difesa, e io dico invece che bisogna diminuirla, e quindi a questo punto andiamo a scontrarci davanti agli elettori su questa cosa. È evidente che in questo modo i governi non riescono ad avere una linea coerente su questi punti. Allora, nelle democrazie che hanno una qualche abitudine a gestire i rapporti con la politica internazionale, e ho citato Francia e Gran Bretagna proprio per questo, c'è una certa capacità di arrivare a un accordo tacito, per cui ci sono certe materie su cui non c'è scontro politico, che sono sottratte alla... Certamente uno può dire, beh, sono sottratte anche alla trasparenza, è vero, è verissimo. Su quelle non vale l'enaudiano conoscere per deliberare, perché in qualche modo vengono sottratte, è vero, però il sottrarle aumenta o può aumentare la sicurezza della democrazia e del paese, perché consente di avere delle politiche relativamente coerenti in certi ambiti. È vero anche che ci sono problemi che non riesci a trattare in questa maniera, perché hanno una dimensione inevitabilmente partigiana e una dimensione di sicurezza. Pensate al caso dell'immigrazione, no? L'immigrazione è un tipico tema partigiano, non solo da noi, in tutti i paesi europei, ha anche una dimensione della sicurezza, però è evidente che non riesci a sottrarlo alla competizione partigiana, quindi non è che è sempre possibile, però ci sono degli argomenti su cui questo è possibile. O dovrebbe essere possibile, per esempio, se davvero, io sono cauto su questo, ma se davvero tutti questi disegni, tutti questi bei propositi che stanno facendo sulla difesa comune andranno avanti, beh, il fatto che i governi decidano quanto stanziamento fare, quanti soldati mandare, eccetera, sarebbe bene che non diventasse argomento di scontro nei talk show, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Ecco, questi sono due temi interrelati che però, badate, li ho citati in riferimento all'Italia, che però riguardano tutte le democrazie. Le democrazie hanno un problema con la politica estera. Diceva un grande studioso della democrazia, cioè Alexis de Tocqueville, che la democrazia è migliore dei regimi autoritari in tutto, tranne che in politica estera, perché in politica estera lo scontro partigiano fa sì che la politica estera della democrazia tenda spesso a sbandare, perché tende a seguire le correnti. E Tocqueville diceva: è l'unico caso, è l'unico aspetto su cui i regimi autoritari hanno un vantaggio
rispetto alle democrazie. E d'altra parte, se pensate anche alle autocrazie contemporanee, pensate alla Cina, è difficile che la Cina sbandi in politica estera fin quando il comando resta ben saldo nelle mani di quelle 3-4 persone che controllano il sistema. Ecco, io mi fermerei qui. Sì, la sì, io su tutte e due le questioni che tu hai sollevato ti vorrei fare una breve domanda o qualche osservazione, insomma, su ciascuna. La prima che mi interessava era quella verissima dello scarso interesse, per usare un eufemismo, della stragrande maggioranza dell'opinione pubblica, io non direi solo italiana, e neanche tu lo dicevi, e financo negli Stati Uniti, per fare l'esempio più clamoroso, ma in tutta l'Europa e in particolare in Italia. L'informazione, insomma, sì, è vero quello che tu dici. Io credo che non ci sia, ora parlo da vecchio giornalista, insomma, che non ci sia una, in questo programma molto italiano, che non ci sia una continuità anche qui scoppia la crisi, c'è la cosa, eccetera, e sono le prime 5 pagine in cui vai dal polemologo al politologo e via via fino al colore. Però, insomma, in generale non c'è una continuità invece nell'affrontare le questioni e i problemi. Faccio un esempio che non c'entra niente forse con la democrazia e la sicurezza, con l'Europa sì, molto. Elezioni tedesche adesso, finisce l'età della Merkel. Io adesso dico una cosa esagerando, ma per la Germania e probabilmente per l'Europa, con tutti i punti interrogativi, non so chi vincerà, come andrà, eccetera, ma la fine dell'era Merkel è un po' come la fine dell'era di Bismarck, insomma, non è una cosina di poco conto. Beh, noi ci stiamo avvicinando, anche per l'ora dell'informazione, concettualmente anche a mettere a fuoco questa questione con grandissimo ritardo. Stiamo attenti al socialdemocratico che ha guadagnato 3 punti, alla debolezza del candidato, però una informazione più analitica, oltre che il commento, ma una informazione più analitica e ragionata è raro da trovare. Considerando poi che anche, certo che a livello di massa resterà così fino in eterno, ma per esempio tu citavi prima una cosa come l'IMES, a me incuriosisce, perché quando il mio amico Lucio Caracciolo venne 20 anni fa a dirmi che fortunatamente abbandonava il suo destino Paolo Flores e Micro Mega, viva soddisfazione in famiglia, e si buttava in questa avventura di l'IMES e della geopolitica tradotta, e invece attorno a quella cosa lì, al di là della diffusione della rivista, che comunque per essere una rivista così è importante, circoli di l'IMES, iniziative, cose, e una attenzione perfino per la cartografia, che tra l'altro è bellissima su l'IMES, eccetera eccetera, in ambiti e settori io ho partecipato in provincia anche ad alcune discussioni, ma con un pubblico che era quasi quanti siamo noi qui questa sera, con un'attenzione, una curiosità probabilmente superiore che se fossimo stati lì a fare un dibattito di politica italiana più o meno partigiana, ma insomma. Quindi potrebbe essere perfino, non so se sono ottimista, che potrebbero essere, come dire, agevolmente saltate, come si fa con, spesso si faceva con le pagine di politica estera, spesso quelle di politica italiana, perché già il titolo, se proprio vuoi essere informato, racchiude
tutto quello che ti può interessare della vicenda e invece è questo. Quindi io credo che su questo io sarei forse un pochino pessimista. Quanto al carattere bipartisan, diciamo, della politica estera, delle grandi questioni di politica estera e segnatamente della sicurezza e quindi anche della riservatezza che è connessa ovviamente al nodo della sicurezza, io credo che siamo, insomma, che sia in Italia, perché molto spesso si è detto, ci sono alcune grandi questioni, prima di tutte la politica, sulle quali serve, al di là, non ci si è mai neanche avvicinati, secondo me, all'obiettivo. Credo che dietro ci sia, credo io, ma forse mi sbaglio, che ci sia un problema, diciamo così, anche se il termine rispetto a quello che passa al convento è un po' aulico, ci sia un problema di cultura politica, diciamo in generale, e ci sia quello che dicevi te, che c'è, che ciò che, insomma, se è in una dimensione della politica, a parte che è una parte, diciamo, partigiana sulle 24 ore, sulle 36 ore, sulle 48 ore, che è sempre stata, figurati, molto di più anche in passato, però non era su grandi temi, era su grandi questioni, su divisioni fondamentali. E credo che finita là, perché io mi ricordo gli eventi che suscitavano, io mi ricordo, avevo 11 anni, adesso scusate se la butto, ma l'emozione a casa mia per il muro di Berlino, quando venne tirato su, ma non era solo la mia famiglia, io avevo 11 anni, ma era, voglio dire, tutti le cose, anche l'interrogativo è la guerra, non è la guerra, poi era tutto sul piano geopolitico, era tutto il contrario della guerra, diciamo, la costruzione del muro, a essere sinceri, però sui grandi eventi c'era partecipazione. Ora, sarà che i grandi eventi hanno altre caratteristiche, l'attentato terroristico, l'arrivo dei talebani, le cose eccetera, ma credo che ci sia una cosa meno partecipata, più emozionale, e che come tutte le emozioni dura 48 ore, poi si conviene probabilmente che il problema è irrisolvibile, diciamo, e una volta che è irrisolvibile ti occupi d'altro, diciamo. Certo, hai ragione. Dunque, a proposito del fatto che tu ti sei trovato in serate con un numero di persone come questo a parlare di questi temi, questo secondo me indica il fatto che, soprattutto con la fine della Guerra Fredda, un po' è cresciuto l'interesse, perché insomma, una serie di punti fermi venivano meno, e quindi questo ha spinto delle persone a interessarsi, io ricordo che parlai con Caracciolo quando stava creando l'IMES e pensavo che fosse un'impresa destinata al fallimento, perché invece no, è stata un'impresa di successo. Vuol dire che una parte di pubblico, ma non al punto di fare una massa critica tale da imporre alla politica di occuparsi in modo stringente di questi temi, perché appunto io mi ricordo che quando Parisi mi diceva, sai, io provo a parlare con i parlamentari e questi mi guardano come si guarda un marziano quando gli parlo di problemi stringenti, importanti della difesa, qui vuol dire che i parlamentari, molti di loro sono persone che erano state appena elette e quindi sono italiani come quegli altri, e quindi significa che ancora non era scattato. L'altro punto che da un lato rende, cioè che ha un effetto probabilmente contraddittorio, da un lato, finita la Guerra Fredda, i nemici erano chiari, le due parti erano una contro l'altra, era chiarissimo chi si scontrava con chi, no? Siamo entrati in un mondo in cui invece i pericoli sono multiformi, molteplici, vengono da molte parti, no?
Questo da un lato dovrebbe aumentare l'interesse delle persone, cercando di capire cosa diavolo sta succedendo, ma dall'altro scoraggia anche, cioè è aumentata la complessità sostanzialmente del mondo esterno, è aumentata la complessità perché non vivi più nel mondo schematico, tagliato a fette della fase, di due blocchi, uno contro l'altro, o di qua o di là, tutto chiaro, no? Tutto chiaro, limpido, no? Adesso non ci sono più i blocchi, adesso le minacce sono mobili, vengono da molti fronti, a volte arrivano da molto lontano, perché la vittoria a Kabul, quale che sia la scelta, perché poi in Afghanistan ci sono quelli che vogliono fare l'emirato lì e quindi non hanno voglia di esportare il terrorismo perché non vogliono di nuovo ritrovarsi nei guai, ma lì ci sono altri che invece la pensano diversamente, ma di sicuro quella vittoria galvanizza persone che stanno in Africa, che stanno in Indonesia, che dicono beh allora si può fare anche, se può fare, no? E se si può fare lo facciamo, no? Quindi questo aumenta il pericolo, però è un pericolo diffuso, anonimo, tu non sai da dove viene, e quindi questo può scoraggiare e può rendere difficile qualunque discorso pubblico che cerca di articolare una politica e di costruire una politica della sicurezza. Quindi da un lato dovrebbe essere più semplice perché il senso di minaccia cresce, ma dall'altro la cosa diventa anche più complicata perché la minaccia è non identificabile, non sei in grado di identificare chi è che ti minaccia, perché le minacce vengono da molte parti, e quindi quale di questi due aspetti prevarrà non lo possiamo sapere. In generale, una delle ragioni per cui mi ha sempre interessato il rapporto tra democrazia e politica internazionale è perché quasi sempre i teorici della democrazia fanno un'operazione utile, ma utile fino a un certo punto, cioè la isolano. E quindi parlo della democrazia in termini di diritti e vado a vedere fino a che punto la democrazia funziona in quel paese o non funziona, quali diritti vengono davvero osservati, fino a che punto vengono osservati, eccetera, eccetera. Le elezioni sono corrette, sono corrotte, cioè guardo questi aspetti e la fermo lì. Ma la democrazia ha anche rapporti con il mondo esterno. E nei rapporti con il mondo esterno non può valere la democrazia, perché nei rapporti internazionali non si vota, no? E in genere quello che conta è la forza, no? Quindi si vota con la forza, non con le urne. E allora entri in un mondo diverso e la democrazia si trova quindi a vivere un doppio registro. Da un lato quello interno, in cui ciò che conta è lo Stato di diritto e naturalmente le violazioni dello Stato di diritto che vengono perseguite e ci sono gli strumenti per perseguirle, e i diritti che possono essere osservati o calpestati e allora sorgono le reazioni e così via, ma poi c'è un altro mondo che è quello esterno. Locke, grande teorico del liberalismo del 600, che è uno dei teorici da cui nasce poi l'idea della divisione dei poteri tra l'esecutivo e così via, quando parlava dei rapporti internazionali non sapeva identificare il potere giusto, perché mentre gli altri poteri sono soggetti al dominio della legge, il potere di fare la guerra o la pace o comunque di stabilire i rapporti internazionali non è sottoposto alla legge. Sì, ci sono le norme internazionali, ma che e certamente se ne dubita, e quindi inventò l'idea del potere federativo. Il potere federativo per lui era quel potere che in realtà implica prudenza e saggezza quando ti muovi in un mondo dove non c'era una legge, e quindi ora le democrazie si trovano a vivere in questi due mondi, perché da un lato il mondo della legge, il mondo delle costituzioni e così via, e dall'altro un altro mondo, che è quello esterno, da cui possono arrivare minacce, in cui non gioca la legge, gioca la forza. Gioca la forza o la capacità, per esempio, di stringere alleanze che fanno cordoni sanitari che impediscono alle minacce di presentarsi. Comunque si operano con principi che sono diversi
da quelli con cui si opera all'interno. Questo è il problema della democrazia. Un regime autoritario non ha questi problemi. È per questo che Tocqueville diceva le democrazie sono svantaggiate in politica estera, perché il regime autoritario non ha, si muove al di fuori della legge all'interno, si muove al di fuori della legge all'esterno, quindi è perfettamente coerente con se stesso. Le democrazie invece si trovano a muoversi in due mondi che rispondono a logiche diverse e addirittura a volte opposte, ed è questo che rende la difficoltà per i governanti democratici di gestire i temi della sicurezza, almeno credo. Ed è un problema che permane. Poi, certo, ci sono democrazie che lo affrontano meglio. Il fatto che la massa del pubblico sia disinteressata, tranne in condizioni di crisi, è vero sempre, ed è stato vero, ed è molto interessante, nel caso degli Stati Uniti, dal momento in cui gli Stati Uniti sono diventati potenza globale. Voi sapete, in qualche modo possiamo dire che gli Stati Uniti stanno ritornando al passato, perché gli Stati Uniti diventano potenza globale con uno strappo rispetto alla loro storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fino alla Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti non erano questo, non avevano di sicuro in mente di fare alleanze stabili nel mondo. Quando Wilson propone la società delle nazioni, il congresso americano vota contro, cioè l'America è abituata a stare al di fuori, questa nella storia americana è fuori dalle vicende internazionali. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale molti americani credevano la stessa cosa: beh, adesso abbiamo vinto, si torna a casa e tanti saluti, no? Poi gli Stati Uniti si ritrovano invece proiettati in un rapporto internazionale, si ritrovano ad avere la leadership internazionale del mondo occidentale nello scontro con l'Unione Sovietica, il che provoca dei rivolgimenti grossi, perché per esempio il maccartismo è un fenomeno legato al fatto che gli Stati Uniti si trovano a gestire una cosa che non hanno mai gestito prima e che quindi produce delle conseguenze anche con aspetti liberticidi nel caso del maccartismo, no? Che sono apre il problema del nemico interno che l'America non aveva mai avuto. Però, nonostante questo, nonostante il ruolo di leader americano, voi se andavate negli Stati Uniti anche 10 anni fa, 15 anni fa, andavate in certe zone del Midwest, guardavate il giornale locale, praticamente si parlava solo dello Stato e poi degli Stati Uniti. E poi qualche notiziola piccola piccola sul resto del mondo. Cioè il grosso degli americani non ha mai saputo nulla di quello che succedeva nel mondo, tranne sentire distrattamente le news alla sera. E parlo del paese che aveva il ruolo, tra tutte le democrazie, il ruolo internazionale principale. E tuttavia, naturalmente è chiaro che se c'è la guerra nel Vietnam, se tuo figlio viene mandato in guerra, cambia tutto. A quel punto ti interessa e come sapere che cosa sta succedendo. Ma tranne nelle situazioni di crisi, l'America era ampiamente disinteressata. Però esisteva un pubblico attento relativamente grande, sfornato dalle università, e una comunità di politica estera ampia che per esempio ritornava sui giornali, il New York Times, ma non solo, anche Los Angeles Times, cioè erano giornali, magari uno Washington Post, magari gli uni più tesi sulla East Coast, quegli altri più sull'Asia e così via, però davano un'informazione di qualità, no? Perché davano un'informazione di qualità? Perché sapevano di avere un pubblico che voleva un'informazione di qualità. Cioè anche i giornali, se hai un pubblico a cui non interessa nulla, non è che si sforzeranno troppo, ovviamente, no? Quindi questo è un fenomeno che è generale in tutte le democrazie, il disinteresse della schiacciante maggioranza delle persone. Il problema è che cosa succede in quell'ambito più ristretto che ho denominato pubblico attento. Se il pubblico attento è interessato, allora interessa e spinge anche i politici a interessarsene, altrimenti no. E in questa situazione un po' pericolosa e confusa possono anche essere guai. Bene, io ringrazio Angelo Panebianco, sarebbe stato altre questioni che mi affascinano, le affronteremo
un'altra volta, connesse proprio al tema del rapporto tra democrazia e sicurezza. Il libro di Pane Bianco si recherà, ce lo accompagnerò io alla libreria in piazza a firmarlo, per chi lo vorrà acquistare, Democrazia e Sicurezza, è a cura di Pane Bianco ed è un'opera collettanea, come ho detto, ed è pubblicata dal Mulino. Grazie a tutti. Prego. Scusate, volevo chiedere per quale motivo dobbiamo delegare a una ristretta cerchia di politici il problema della sicurezza? Non possiamo usare le forze armate? No, non ho capito. Cioè, no, la sicurezza non riguarda esclusivamente questo, perché per esempio misure antiterrorismo hanno delle implicazioni politiche molto precise. Sì, cioè non è, non anche è... quella, sì. Però perché non usiamo le forze armate? Pattugliamenti nelle città? Non è solo quello. L'intelligence, eccetera. L'intelligence viene ampiamente usata. Però diceva Clemenceau, che la guerra, in realtà uno può dire anche la sicurezza, è troppo importante per lasciarla solo ai militari. Non solo i militari, la politica e i militari, cioè sì, usare i militari, come fanno gli americani, mandano le pattuglie. Sì, lo fanno, però il problema vero è quanto è preparato un paese. Quello che le forze armate, l'intelligence. Penso che il paese sarebbe contento di questo. Il paese in realtà, secondo le rilevazioni, non ha ancora ben chiaro il mondo in cui viviamo, ancora. Tra un po' lo saprà, purtroppo, però il mondo in cui viviamo è un mondo molto più pericoloso di ieri. Le rilevazioni ci dicono, magari non è così, magari sono sbagliate, che una parte del paese continua a vivere nel passato, quando c'era una coperta calda che ti proteggeva. Ecco. E fin quando il paese non è preparato, allora anche la politica, le forze armate, eccetera, non è che possono fare tanto. Sì, recentemente a Mestre, noi abbiamo una via a Mestre che è via Piave, in cui succede di tutto. Recentemente, 2 o 3 anni fa, hanno fatto un'azione di polizia, di pulizia e polizia, forze armate, carabinieri, finanza, esercito, eccetera, con gli elicotteri, la gente era, il parroco ha suonato perfino le campane per ringraziare. Scusate. Purtroppo, grazie. Diciamo, questione più complessa.